Ciao fans! Ciao fans! È sabato mattina, siamo in ritardo tanto per cambiare. Dove stiamo andando, Luna? A ritirare la moto. In che senso però? Cioè, cosa abbiamo fatto sta moto ancora? Abbiamo fatto un po' di miglioramenti estetici e non. Anche qualche miglioramento di prestazioni. Comunque hai dei buff importanti. Non so, un po' pornostar anni 80, ci piacciono. Bene, andiamo e ci vediamo direttamente in officina, dove? Da Supremacy Motorcycle. Eccoci, siamo arrivati a Renate. Niente, adesso entriamo, prendiamo su la moto al volo perché è tardi e perché hanno altri impegni loro pomeriggio, quindi non possiamo stare qua 2 ore a filmare, perciò prendiamo su la moto e riprendiamo il video una volta in moto. Continuate a seguirci. Moments later. Bene fans, abbiamo ritirato la moto, questa è Luna Colombo. Mettimi la voce, se no si sente. Adesso Luna mi scorterà in macchina e torneremo verso casa, così quando arriviamo vi facciamo vedere cosa abbiamo fatto esattamente. Bene, buon viaggio e buon freddo, eh. Ricordiamo che oggi è l'8 gennaio, stamattina c'era meno 3,5 e ho dimenticato le scarpe da moto invernali e sono con le Nike. Buona, bene così. Tra l'altro fans, scopro di essere in riserva, non mi ricordavo più. Ci andiamo riscaldamento manetta sui piedi. Però devi alzare la voce perché non ti sento. Ok, disinfetto le mani. Sei pronta? Sì, un attimo. Cosa? Mandorle. Ma ti puoi muovere al posto di mangiare? Ho fame. Allora, partiamo, eh? Vai! Luci accese anche di giorno. Una bruciata, però. Dettagli. Comunque ho già praticamente la visiera talmente appannata che non vedo niente. Com'è la temperatura? Tanto i piedi già non li sentivo prima, quindi continuo a non sentirli neanche adesso. Il problema principale è che non ci vedo. Spero che la velocità rimedi a questa cosa. Ecco, tipo il dosso non l'avevo visto. Fantastico. Neanch'io. Comunque, ti piace com'è venuta la moto? Molto bella, io ti avevo detto, falla tutta nera. Vedi, avevo ragione. Avevi ragione, sì. Tutta nera, proprio bella. Lasciare le parti in contrasto grigie avrebbe fatto un po' cagare, sinceramente. Eh sì. Vai. Ma in che senso vai, Luna? Nel senso che vado e ci vediamo a casa o vai nel senso esci dall'incrocio? No, esci dall'incrocio. Ah, ok. Vai a fare in culo! Ma perché? Ma perché è un classico, come dire vai a fare in culo. Sto cercando la presina d'aria qua in alto per spannare la visiera, ma no, forse no. Ah, ok. Adesso l'ho aperta, non è cambiato niente. Ottimo. No, dai, non è vero, no, è bugia, invece è cambiato. Si è spannata. Serviva soltanto un po' di aria fresca, eh. Ci sono anche caschi dove le prese d'aria funzionano davvero. Poi ti entrano gli insetti se non metti le retine. Ma questo è un altro discorso. Comunque ricordiamo che c'è il video dove faccio vedere come si chiudono le prese d'aria dall'interno per non far entrare gli animali. Flashback. Comunque vedete, praticamente ho sigillato tutti e 4 i fori con queste retine da zanzariera, in modo tale che comunque l'aria passi, ma non passi nient'altro. End of flashback. Sto sbadigliando.
Comunque dice che ci sono 7 gradi. Comunque a tuo nonno gli viene detto luna. È 20 a luna. Verso luna. Comunque il mio orologio fa le 2.19, quindi posso dirgli che avevo l'ora sbagliata sul display. Ah, ok. Siamo in sorpasso, attenzione! 130 e si vola. Vai, supera. Vai avanti, accelera! Ah, madonna, cosa sei arrivata, come un aereo? Capito. Non è una Y, non è un Concorde. Ma se c'è dietro gli altri mi mettono fretta, mi mettono ansia, allora la spingo, È solo quando guido io che mi dici di andare piano, perché sennò consuma tanto. Devi fare le lunghe tratte e allora devi un po' stare un po' col braccino corto. Comunque l'abbigliamento tecnico qua ripara bene. Ce l'avevano chiesto in un sacco di commenti se l'abbigliamento della Like funzionava. Sì, funziona. Cioè qualità prezzo ci sta. Sì, anche perché non è che costa poco. Quindi sfatiamo il mito che la Like regala le cose. Sì. Comunque penso che sia il primo video con la mia nuova visiera oro, fighissima. Anche io ce l'ho oro. Ce l'avevo anche sullo scooter la visiera a specchio. Allora, adesso ho raggiunto una temperatura molto piacevole in macchina. Ci saranno dentro 25 gradi. I piedi, diciamo che le dita ancora non le sento benissimo. Figurati io le dita dei piedi con le Nike, guarda, non ti dico che gioia. No, ma infatti, cioè, mai più. Non so perché è venuto in mente di mettermi le tennis. Ma sei andata proprio a prenderle dentro l'armadio, non è che dici erano già lì davanti alla porta, le ho messe. No, no, hai aperto l'armadio e volontariamente sei andata a mettertele. Perché ho detto, boh, c'è il sole. Ho capito, c'è il sole, ma non siamo in Sardegna, che ci sono 15-16 gradi all'ombra. Ma mi ha fregato quello, perché ho detto, beh, là le ho messe e invece c'era una differenza un po' di temperatura. Flashback. Oggi che giorno è? 28 dicembre. E dove siamo? In Sardegna. E come siamo? Così. Col costume, la maglietta e i pantaloncini. Niente, ci saranno tipo 27 gradi al sole, forse anche qualcosa in più. Che bello vivere qua. Bello, sì. Sempre il 30 dicembre. Bagno? Bagno invernale. E poi dicono che il riscaldamento globale non esiste. Non so. Ma fa solo bene la circolazione? No, ma comunque c'è. È il 30 dicembre, siamo in mare. E domani è Capodanno! Domani si sboccia! Domani febbre. Poi tampone. Domani gin, lemon. Che cura tutto. Giusto. Diceva il Veneto. Io bevo l'alcol che mi cura tutto. c'aveva ragione. End of flashback. E se spinge la Y, attenzione! Io sono un pilota mancato. Comunque mi gocciola il naso dal freddo, ma non posso soffiarmelo. Meno male che ho lasciato i baffi che fanno da barriera naturale. Che schifo. Un ostacolo naturale tra il moccolo e la bocca. Bevo anche F. Ecco, ci mancava qua a girare. Da mettersi prima dentro, vero? Perché la calma è una virtù fondamentale. Dai, con questa macchina di merda. Ma chi non sa la storia non capirà questa citazione. Bene, siamo a Cormano. Non è vero. Siamo a Cinisello. È bello che dici le cose e dopo 3 secondi ti autosmentisci. Saluto tutti quelli di Cinisello. Che mi stanno molto simpatici. Sì, Posso andare? Vado? Vai, vai. Sono dentro io. Non va! E d'altronde ha 60 cavalli e pesa, penso, un migliaio di chili. Cioè, mi dà tante soddisfazioni questa macchina, ma non va. Questa ne ha 115 e pesa, con sopra me, penso, 260. Cioè, quando c'è da andare, fa fatica, cioè... Vorrei che sta atterrando un aereo. Ah, sì. Adesso devo far accendere la stufetta ai miei nonni e mettermi coi piedi davanti. Beh, adesso è un parolone. Adesso per modo di dire. Quando arriveremo? Voi non l'avete visto, ma mi ha messo il culo in faccia. sto utilizzando questa tecnologia avanzata, chiamasi parasole, in modo laterale. Tra l'altro pure corto non ripara un c***o.
Ecco. Ma in questo momento mi sta riparando veramente. Perché frena? Cazzo va, frena? Tutti in corsia centrale con quella destra libera, tutti 80 all'ora. Che sfigati, guarda. In sorpasso si deve stare. Ma questo, ma... cioè, boh. Invadimela di più la corsia la prossima volta.